Diciamo che è molto simile all'anno scorso, però con la pioggia delle settimane scorse è diventato molto umido e man mano che passiamo sta uscendo sempre più l'umidità, quindi è un po' viscido soprattutto nella prima parte, però è molto, diciamo, molto veloce, molto battuto, però dai, mi piace molto, e quella è uno dei percorsi in cui gli atleti devono essere completi, perché è molto duro in salita, ma allo stesso tempo è una salita sconnessa, quindi non è proprio solamente, diciamo, salita, sì, esatto. E quindi dai, sono contenta, è sempre bello correre qua. Ho fatto il primo giro dietro a Chiara oggi per capire un attimino come pedalava, e ho visto che era molto forte sulla prima parte di salita, però poi quando spianava su in cima faceva un pochettino più di fatica, e ho visto anche che nel tecnico avevo qualcosina in più, però per riuscire a guadagnare avrei dovuto tenere un buon vantaggio, diciamo avrei dovuto andare via già in salita in modo tale da, insomma, che lei non fosse a ruota, quindi ho provato a forzare in cima alla salita, sono riuscita ad aprire quei 5 secondi che poi alla fine sono aumentati nel tratto tecnico, ecco. Ma nell'ultimo giro ho cominciato a sentirmi davvero bene, ho ripreso un po' il momento di crisi che avevo avuto al terzo, e sull'ultima salita ho cercato di richiudere su Stefano. Una volta chiuso lui è un po' saltato e io sono riuscito a dare l'attacco decisivo per arrivare all'arrivo. I'm really happy with my performance today. I didn't expect such a great result after I had been sick a couple of days this week. So I'm really happy to be fit today. And yes, I love the atmosphere here, I love the track. And the start was pretty fast, but I could keep up with the pace. And then in the second round I noticed, okay, I feel really strong today and I could open up a gap. But then the second girl could chase me again, because there were a couple of U23 riders in front of us. But in the last round I felt pretty strong, and in the feed zone on that climb I could attack, and then yes, I could win the race, and I'm really happy with my performance. Ma all'inizio ho fatto fatica a tenere il ritmo di Filippo e Simone, e non era tattica, era tutta. Dopo, quando andavo avanti la gara, forse dietro si stava meglio, si riusciva a guidare un po' meglio, evitare un po' gli errori che facevano davanti, e sono riuscito a risparmiare tanta energia, e l'ultimo giro stavo bene, ho accelerato e sono riuscito ad andare via da solo. Ma questo percorso a me sinceramente piace moltissimo. È un percorso davvero, davvero esigente, bisogna essere sempre attenti a come si guida, e anche le nuove versioni secondo me si l'hanno reso molto ancora più bello di prima, e è stato veramente bello e un piacere correre qui.